Manuela Leggeri anche, Francesca Piccinini sta arrivando da noi, eccola qui, la migliore del match, viene premiata Francesca. Eccola qua. Francesca Piccinini ci sta raggiungendo, si è presa il premio come miglior giocatrice. No, Francesca Piccinini ti regala i fiori, per Maurizio. No, assolutamente no. Ma che carina. No, dai, fatti dare un bacio dalla Picci, grazie Maurizio. Sei il miglior telecronista comunque che la Rai ha mai avuto. Parliamo di partita, questi sono per Francesca. Un grande match Francesca, 19 punti, sei stata la migliore, però abbiamo visto veramente in tutte le situazioni, grandissimo livello, complimenti. Ma è stata una partita tosta, sapevamo che comunque Perugia era una squadra che difendeva tantissimo, quindi c'era da variare tantissimo i colpi e da stare lì tutta la partita. Sono contenta di come abbiamo giocato, di aver portato a casa questi tre punti perché erano importantissimi per noi, per mantenere la vetta, e sono contenta della prestazione della squadra e anche la mia. Ecco, dove può arrivare Bergamo? Voglio dire, problemi inizio stagione, problemi con la Coppa e tante altre situazioni che sappiamo con Leo, adesso ecco Bergamo dove può arrivare, perché state tornando veramente a giocare bene. Ma io sono sempre stata fiduciosa dall'inizio del campionato su questa squadra, tanti dicevano è una squadra giovane e tutto, dall'inizio a oggi stiamo crescendo giorno per giorno, abbiamo tanta voglia di fare bene, il nostro obiettivo adesso è mantenere la vetta nel campionato e poi incontrare Pesaro passare in finale. Volevo arrivare a questo, a Catania, una sfida importante con Pesaro, anche se Pesaro pure lì ha qualche problemino, ricordiamo con la Uker. Beh sì, però è una squadra sempre di altissimo livello. È una squadra forte, gli manca una giocatrice importante, però comunque tirerà fuori i cosiddetti, quindi... Non è da... Cosa sono i cosiddetti? Non lo so, no. Anche perché se tira fuori le palle non... comunque in ogni caso perde dei punti. Cosa sono i cosiddetti? Sono gli attributi. Sono la pressione tecnica, la voglia comunque in ogni caso di contrastare questo strapotere che questa sera comunque Bergamo ha dimostrato. Grande squadra unita, ma soprattutto la Bosetti. L'hanno presa di mira, appallate dalla prima punta all'ultima e ha resistito. Beh, di solito dicono battiamo su un giocatore, oggi veramente hanno battuto e hanno preso sempre lei, povera. Ma veramente, però ha resistito bene, è stata molto brava. Poi ha avuto due punti negativi, ma subito ha avuto la voglia di prendere il pallone e prendere a pallate la squadra avversaria. Bisogna essere così, perché se no si cade dentro la fossa, è meglio di ma con un capitano così che da dentro il campo comunque mette grinta, mette ordine. Ma nel primo set che è successo? Vedete, state così un po' a guardare. Che te frega, ma scusa, voglio dire, parliamo della partita. Mettere sempre il dito nella piaga. È troppo lontano. È passato troppo. Francesca, in bocca al lupo. Grazie. Ciao Francesca. Complimenti. Complimenti per tutto. Ciao Francesca. Mi ha mangiato la pizza. Aspettavamo. Aspetta.